che stasera sarebbe successo qualcosa. Sul serio? Wow! Quello zombie mi ha scombussolato. Ma perché devi tirare tutti dentro nelle tue storie strane? Potevi fare a meno di seguirmi allora. Scusa, colpa mia. Quando sono nervoso mi prende la diarrea verbale. Oh, diarrea? Oh, cavolo. Sta per venirmi un aneurisma. Oh, sempre il solito, è tutta colpa tua. No, non hai capito. Sono il solo che li può fermare, Courtney. Oh, ho capito invece. Ho capito che la situazione ti è scappata di... Mano! Che facciamo? Mitch! Non lo so! Sei il più grande! Commento! Oh, anche gli sbirri. Tu, accosta e fermati! Norman, come li fermiamo? Dovrei leggere questo libro sulla tomba della strega. Dobbiamo davvero tornare al cimitero? Non era sepolto insieme a loro, non so dove altro guardare. Beh, fatti venire qualcosa in mente. Mi è venuta un'idea. Allora, Norman... Fammi capire bene. Siete impegnati in questa grande avventura soprannaturale e telefoni a me nel cuore della notte perché hai bisogno che ti dia una mano con i compiti. Sì. Dobbiamo scoprire dove è sepolta la strega. No! Sono andato al cimitero, ma la sua tomba non c'era. Ma dai. Chi veniva condannato per stregoneria non era neanche più un essere umano. Norman, la tua strega è sepolta da un'altra parte, in una tomba senza nome. Mitch, fa qualcosa! Se facessi un po' di attenzione ogni tanto, sapresti che l'abbiamo studiato a storia in quinta elementare. Selma! Sbrigati! Oh no! L'avrei cercato io su Google, ma uno morto da 300 anni sta cercando di staccarmi la faccia. Ok. Dice qui che fu processata nel municipio di Main Street. Potrebbe esserci traccia di esecuzione e sepoltura negli archivi. Presto, ha detto di andare al municipio!